E ciao a tutti amici, prima di continuare con i tutorial di Pinnacle vediamo questa cosa che è abbastanza importante, cioè mi avete segnalato in parecchi che quando fate un montaggio e andate a togliere o aggiungere delle clip, tagliarle eccetera, non riuscite a mantenere il montaggio sincronizzato per il resto delle tracce, perché vi si spostano su una traccia sì, sull'altra non seguono eccetera. Allora vediamo un attimino assieme. Io ho simulato un montaggio con vecchie mie immagini di animali, addirittura in 4/3, ma non ha importanza perché dobbiamo concentrarci su quello che è in realtà le linee nella timeline. Io ho alternato appositamente le immagini da una traccia all'altra, anche se non sarebbe servito. Ad esempio ho messo questo granchio, un gecko, strani animali, e qui appositamente ho messo una titolatrice con scritto strani animali che dura esattamente quanto la clip sottostante, in maniera che se si spostano le tracce in maniera diversa si vede subito che va fuori sincronia. Così lo stesso qui su un pesce palla e via via anche qua su questa farfalla eccetera. E io lo faccio solo su queste tre tracce, ovviamente la stessa cosa deve succedere anche su più tracce. E poi ho inserito una musica su tutto per far vedere invece quale può essere la difficoltà di aggiungere o tagliare avendo una traccia audio. Questo perché purtroppo se le tracce sono tante si può anche cercare di mantenere una sincronia da un certo punto del video in poi, ma se la traccia è unica e una sola, se andiamo a tagliare o aggiungere per forza di cose non saranno più sincronizzate con la traccia audio. Questo è abbastanza ovvio, almeno di non fare un trucco che io faccio comunemente, ma solo nel caso ci sia copertura di parlato. Comunque cominciamo da zero e vediamo cosa succede. Io mi porto qui e vado a togliere questa clip non facendo attenzione a cosa può succedere, e vedete automaticamente che togliendo questa clip questa della farfalla si è spostata e quindi non ho più la sincronia con il titolo. Vuol dire che ho agito male, perché tutto ciò che era su questa traccia è stato portato indietro della durata della clip che ho tagliato. Quindi dopo la farfalla, se avessi avuto altre immagini, anche queste avrebbero perso completamente tutti la sincronia. Stessa cosa succede se vado a togliere una clip come questa, mi si spostano completamente tutte le tracce, perché questa traccia qua selezionata è stata portata tutta indietro. Capiamo subito che in questa modalità non possiamo andare a rimuovere le clip, quindi dobbiamo selezionare una modalità di montaggio che ci permetta di spostare contemporaneamente tutte le tracce. La modalità diciamola così intelligente che permette di fare questo è la modalità con la bacchetta magica. Quindi se con la bacchetta magica andiamo a selezionare una clip e cancellarla, dovremo trovare tutte le clip che seguono che vengono agganciate. Facciamo una prova e vedete che non è successo niente. Quindi abbiamo visto che se anche abbiamo la bacchetta magica e andiamo a togliere una clip, si crea il buco, ma queste che seguono non vengono unite, e quindi diciamo dovremo procedere a mano. Ma perché? Perché questo è dovuto alla presenza di una traccia lunga che non può essere cancellata, quindi non può essere tirata indietro. E il trucco per ottenere lo spostamento è quello di disattivare questa traccia, che tanto così com'è non può essere accorciata, e ripetiamo l'esperimento sempre con la bacchetta magica. Andiamo a selezionare la clip e cancelliamo, e vedete che automaticamente in questo caso tutte le clip che seguivano vengono trascinate indietro,
e mantengono la sincronia. Vediamo cosa succede lo stesso andando invece ad aggiungere. Vogliamo rimettere di nuovo la clip, una clip insomma in questa traccia terza, però facendo che il materiale si sposti di nuovo. Quindi selezioniamo questa traccia terza, ricordiamoci di aver spento l'audio e andiamo a selezionarci un'immagine. Ecco, andiamo a inserire questo animale qui per questa durata. Io metto in e out. Ora mi preparo qua e vado a inserire la mia clip. E vedete così, e io la vado a inserire sotto, non si sposta nulla, però il resto mantiene. Ora invece io vorrei che si spostasse tutto. Ora vi insegno un trucco per ottenere il risultato più veloce, sempre in modalità bacchetta magica. Selezionate la clip, una clip occupata, impegnata, come ad esempio questa, anche se noi vogliamo inserire la clip qua. Andate a inviare la clip in montaggio e vi si sposta tutto verso destra, come vedete. Adesso andiamo a duplicare la clip tirata giù premendo CTRL e tiriamo in giù, e vedete che abbiamo un doppione della clip. E ora semplicemente andiamo a cancellare sopra. È un po' un passaggio, però in questa maniera abbiamo mantenuto tutta la sincronia. Un altro trucco invece può essere quello di raggruppare parti di clip. Ad esempio, io vado da qua in poi a raggruppare queste clip. Premo sempre CTRL SHIFT e il tasto sinistro del mouse e mi vengono evidenziate queste clip. Clicco il tasto destro, faccio raggruppa, e d'ora in poi queste clip sono raggruppate e non possono più spostarsi. In questa maniera, se io vado a inviare una clip qualsiasi in timeline, posso eventualmente dopo spostare tutte le mie clip su un colpo solo, anche se non sono selezionate, perché vedete che ogni volta che ne clicco una sono raggruppate. Seleziono la traccia e lo butto sulla traccia stessa. Cambiare modalità in sovrascrittura e spostarlo. Quando ho finito l'inserimento e devo fare operazioni anche sulle altre clip, posso andarle a togliere, a separare, e così avrò nuovamente le clip separate. Allora vediamo, togliamo il lucchetto da questo e facciamo che questa traccia parta dal pesce palla, e invece cerchiamo un'altra musica da mettere prima. Ho scelto una musica completamente diversa proprio per distinguerla. Faccio in, aggiungo una nuova traccia e la trascino qua sotto. Qua la vado a tagliare e poi qua io andrò a sfumarla, ovviamente, così, con quella sopra. Ecco qua. E possiamo fare anche su quella sopra una sfumatura. Ecco qua. Perfetto, al primo colpo. Avete sentito? Quindi quando arriviamo qua comincia la musica per il pesce palla. Così avremo anche il bisogno di tenere sincronizzata questa musica. E adesso ad esempio andiamo a togliere questa clip, vorremmo questa qui. Ovviamente dovremo accorciare questa, ma vogliamo che resti tutto sincronizzato. Allora qua l'operazione più sicura da fare per ad esempio togliere questa è sicuramente quella di andare in una modalità che non alteri la struttura, e quindi nella modalità sovrascrittura andiamo a cancellare e vedete che tutto resta dove è, non si sposta.
e quindi premere CTRL SHIFT sulla prima e poi agganciarla a quella precedente. E questa, diciamo, è la modalità più sicura, in maniera che tutto così viene trascinato manualmente e siamo tranquilli che, come vedete, è stata mantenuta la sincronia. Ritorniamo per un attimo indietro. Un altro trucco potrebbe essere quello di impostare la bacchetta, facendo attenzione che questa clip ci stia sull'ultima traccia spostabile, in questo caso la musica. Ci ricordiamo di chiudere la traccia che non si può spostare, quindi questa non può andare più in là, la chiudiamo. Abbassiamo questa sull'ultima traccia spostabile, che è questa. Come vedete viene chiuso tutto. A questo punto, con una modalità di sovrascrittura, andiamo a cancellare questa e abbiamo mantenuto tutto uguale. È un'operazione un po' complessa, purtroppo. Se andiamo a utilizzare la funzione di chiudi gap, succede che si chiude solo in quella zona. Adesso ve lo faccio vedere. Vado a togliere questa in modalità sovrascrittura, ma se io vado a fare chiudi gap qua, vedete che si sposta solo questa traccia. Anche se le seleziono assieme e chiudo il gap, non ho la sincronia. Per me l'errore è quello che, anche raggruppando le clip, e quindi se io vado a selezionarle, vedete che sono raggruppate, il discorso di chiudi gap non funziona, perché se io chiudo un gap ma le ho raggruppate, dovrebbero seguire tutti. Questa cosa si può anche segnalare, perché se io le ho raggruppate e chiudo un gap, non può agire solo in locale, perché se io adesso vado a spostarle, vedete che sarebbero raggruppate. Ecco, questa cosa non va bene e sicuramente la segnalerò, perché ovviamente faciliterebbe molto il lavoro di chiudere dei gap in questa maniera. Invece, per quanto riguarda l'audio, ad esempio la musica su una traccia sola, abbiamo una sola musica e dobbiamo fare dei tagli, e purtroppo senza per la sincronia, però ci tocca tagliare anche la musica, perché dobbiamo mantenere quella, e appunto ad un certo punto vogliamo tenere sincronia, purtroppo da qualche parte dobbiamo perderla. Ma se abbiamo del parlato, possiamo fare cadere dei tagli sul parlato. Adesso vi faccio vedere, creo un parlato. Ecco, io adesso ho creato un audio che vi faccio ascoltare e avevo una presenza di un errore su una ripresa. Vediamo assieme e vediamo cosa possiamo fare per mantenere sincronizzato. Stiamo osservando dei rari animali esposti al Tropicalium Park di Jesolo, Venezia. Vanno da pesci come il pesce palla a farfalle a rettili. Ecco, io ho sbagliato qui, non mi piace questo pezzo del pesce e poi c'è un salto, vedete, sul pesce con la titolatrice, e io devo cancellare questo pesce e spostare tutte le clip mantenendo la sincronia. Ovviamente, cosa succede? Dovremo risistemare anche il parlato. Allora vado a selezionare questo, cambio modalità perché non mi sposti nulla, vado a cancellare e adesso devo o accorciare l'audio in parti dove c'è silenzio, e però voglio che anche la musica resti sincronizzata, quindi vado qui e vado a effettuare un taglio su questa parte di musica e un altro taglio qui, perché questa parte qui devo cancellarla, perché da qua in poi voglio mantenerla sincronizzata. Quindi in questo caso potrò andare a fare una multiselezione e spostare ad esempio tutto il blocco. Andiamo a vedere. Tropicalium Park di Jesolo, Venezia. Vanno da pesci come il pesce palla
Ecco, io ho fatto l'errore che non avevo visto la traccia con i titoli, quindi adesso tornerò indietro con le mie freccette e riporterò in sincronia, quindi andrò a selezionare anche i titoli e invece CTRL qui su questo, sposto completamente tutto per mantenere la sincronia. Park di Jesul. Sentite che la musica sotto, se io la vado un po' a mixare, casomai aggiungo una piccola dissolvenza, è accettabile. Perché essendoci parlato sopra, Calium Park di Jesulo, Venezia, va pesci come pesce pal. Forse è un po' troppo alta, però a parte questo inconveniente, che potrò andare ad abbassare tutto il mio audio, avete sentito che non si percepisce perché c'è sopra il parlato. L'unica cosa, dovrò decidere se mantenere l'audio così, perché ovviamente è più lungo. Park di Jesulo, Venezia, banda pesci. Quindi in questo caso potrò andare magari a cancellare anche parte del parlato. E ora vado a risincronizzare qui. Banda pesci come pesce palla, a farfalle, a rettili. E vedete che effettuando un taglio anche sull'audio sono riuscito a rimantenere sincronizzato tutto. Ovviamente questa è una decisione che ho dovuto prendere, altrimenti avrei dovuto semplicemente allungare l'immagine del pesce palla. Mettiamo che io debba proprio allungare l'immagine del pesce palla perché devo mantenere la frase del Tropicarium Park. Allora, in questo caso vado a ripristinare il parlato mancante, vedete, vado a rispostare tutto. Ovviamente più complesso è il montaggio e più ho difficoltà di spostarmi qui. Park di Jesulo, Venezia. A questo punto vado a tirare solo queste due clip qui per recuperare l'immagine del pesce. Qui non ho immagine e quindi sta facendo un fermo immagine, vedete è rosa, quindi quando è rosa vuol dire che è un fermo immagine. Proviamo a vedere se c'è parlato, cioè se c'è immagine dopo. Ok, e vado a tirarmi anche la titolatrice e vedete che dietro non ho spostato niente lavorando così. Ecco, avete visto, ovviamente ogni montaggio poi avrà delle caratteristiche particolari, però l'unica è appunto quella di spostare le clip in blocco così e raggrupparle. Se abbiamo bisogno di andare a inserire, avete visto come abbiamo fatto prima. Ricordate anche la modalità sovrascrittura, che lavora su una traccia e può andare a sovrascrivere una clip. Ad esempio, voglio sovrascrivere questa. Se io la voglio sostituire in durata, ad esempio vado a mettere vediamo un altro animale, questo iguana con il gecko. Prendiamo la clip, premiamo shift, la trasportiamo e vedete che va a occupare lo stesso spazio e quindi avremo avete visto che abbiamo sostituito. Ecco, ricordatevi che potete anche raggruppare solo alcune clip, ad esempio voglio questa e questa della farfalla, voglio raggrupparla con il suo titolo e quindi vado a raggruppare solo queste e spostandone una ovviamente si spostano entrambe. Vi faccio rivedere l'ultima volta, essendo in bacchetta e togliendo questa, queste restano ferme perché queste non si possono spostare, guardate, vedete che restano ferme. Ma se chiudo queste che non si possono spostare col lucchetto e vado a togliere questa, automaticamente vedete che queste si agganciano. Questo è un pochino il trucco, e vedete, se vado a inserirne una con quelle chiuse, le altre si sono automaticamente spostate alla fine. Se lo facevo con queste aperte, mi si spezzavano queste qui.
Io vi ringrazio per avermi seguito, farò presente il discorso di del gap, di quando si va a eliminare alcune clip, e io adesso vado a chiudere il gap. Se vado a evidenziare tutte queste, chiudendo il gap dovrebbe portarmi tutte indietro quelle evidenziate, invece questo non succede. Scrivetemi pure sotto nei commenti cosa ne pensate e se ci sono altri modi per fare questi spostamenti che magari io non ho trovato. Grazie e alla prossima, ciao.